quella che potrebbe essere sudanese, potrebbe essere libanese, potrebbe essere bambino sarawi. Siamo noi qua, lei è la presentatrice, fuori programma non dice a me, o a lui al massimo. Sì, sono incazzato. Sì, sono detto a lei che devo fosse da me. Lei chi è? È la presentatrice, chi è? Io sono quello, devi parlare con lui, ma non con lei. Vi fate mandare in direzione che è subito oltre il cancello a destra, in una vetrata, e vi danno loro il pass. H-A. Il tipo ci ha detto che se non ce l'avamo qua dovevamo andare in direzione, però la direzione non è qua. Anche la quarta villa. Ardoni, ah sì, facciamo una cosa. Ardonica, la francese. Loro si chiamano Ardonic, ma non c'è suono. Perché abbiamo suonato al Santo Umiltà all'auditorio. Dovete suonare stasera. No, abbiamo già suonato all'auditorio, ma al Santo in via Pascoli al centro. E quindi che c'entrano alla fine? È organizzato da May, è sempre May. Ricd, voglio dire che ma anche solo dei biglietti del MySpace, capito? Che lì ci sono tante etichette indipendenti, che tu gli lasci qualcosa o il CD o qualcosa. Cosa sono le etichette indipendenti? Sono delle cose che servono per i tossici, per quando gli esce un po' di roba dal braccio, per etichettarsi e dire io sono un tossico indipendente. No, ho la voce da post concerto, post discoteca, proprio di quella da catenaccio del gabinetto, anche lei. Tu da quant'è che sei a Bologna? Ormai a 4-5 anni, perché mi sono reso conto di questa cosa per il fatto che volevo rifare la patente. Pensavo di cambiare la patente semplicemente da quella marocchina a quella italiana. Poi mi hanno detto guarda, se sei residente di più di 4 anni devi rifare la patente. Accidenti. E allora voglio chiederti una cosa. Bologna, i pregi di Bologna come gruppo, come musicista e come gruppo, quindi possibilità di suonare, ma anche i difetti di Bologna. Ah, guarda, Bologna comunque è una città, da quello che è sperimentato, la gente che ho incontrato, è una città molto ricca, ricca di idee, ricca di persone, poi a livello musicale c'è una bella tradizione, c'è possibilità di incontrare veramente tanta gente, soprattutto anche nell'underground, che sia molto sul ormai post-punk, che è a livello dell'hip hop, c'è veramente, ci sono delle cose molto interessanti che succedono. A livello associativo ormai in tutto il mondo è fottuto. Non diciamo che qui in Italia siamo qui, la Francia è così. Io sono anche stufo di questo altro discorso, perché, cioè, e non per fare del buonismo, si dice ah no, ma degli altri paesi. Siamo stufi di queste amministrazioni che non sanno che politica adottare, ci considerano come degli oggetti da un altro pianeta, e poi l'atteggiamento di poco professionalità che è anche la comune, però in questi casi, che cioè considerano ormai la musica suonata, amplificata eccetera, come soprattutto in originale inedita, come una cosa che ci arrangiamo. Sottovalo. Ci arrangiamo il cavolo. La musica comincia a diventare qualcosa in cui ci sono più attori. Allora, se ci sei tu e io etichetta, siamo già due soci, voi e me. Per cui il guadagno viene diviso in qualche parte tra voi e me. Se subentra un editore, un ricco, che ci aiuta con tutto quello che ha detto, i soci diventano tre. Perché Enrico, che cazzo dica, lo fa gratis, vuole guadagnarci anche lui, e siamo 1, 2, 3 a spartirci la tortina, perché stiamo parlando di musica indipendente. Se Enrico
io in qualsiasi caso riusciamo a trovare uno o più distributori, i soci di questo affare diventano quattro, considerando che voi magari siete quattro, sì, no? Diventano otto i soci di questo affare. E quello che dovete valutare e considerare è questo, e questo è un po' il problema dell'ENEA, ma diventando anche un problema dell'indipendente, perché il meccanismo comunque alla fine è similare, c'è meno filtro. Tra voi e una major ci sarebbero mille filtri, perché ci sarebbero mille attori, qui invece ce ne sono, è un po' più diretto. Che se questo noi lo vendiamo, diciamo un esempio banale, se questo noi lo vendiamo a 10, io ed Enrico dobbiamo come minimo toglierci le spese. Vi appoggiate a qualcosa di vostro? Per ora non lo facciamo, quindi è da trovare. Che Enrico, guarda, sia lui che io siamo anni e tentiamo di trovare delle cazzo di agenzie che garantiscano un certo tipo di serietà. La risposta è non esiste, perché in Italia secondo me non esiste un meccanismo di agenzia serio, cioè